Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Monopoly Go. Arriviamo a 1000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se nuovi, lasciate l'hashtag Monopoly Go qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. E andiamo avanti con questa nuova puntata. Oggi parliamo sia del nuovo evento che sta per uscire dell'Egitto, non sappiamo l'orario preciso. Molti ieri hanno mistificato, hanno dato informazioni sbagliate che sarebbe uscito nella sera di ieri alle 8 e mezza. Non era vero assolutamente. Non c'erano queste informazioni specifiche, erano soltanto rumor. Però attualmente è attivo in America, quindi non ci vorrà tantissimo che arriva anche da noi. Probabilmente aspetteranno il prossimo torneo perché questo qui è già in atto e non sarebbe il caso. Allora, andiamo a vedere le cose importanti. L'evento di oggi, stravaganza azionaria, che è iniziato ieri sera. Questa è la lista completa. Sia in versione normale che sia in versione Egypt, perché se siete entrati nell'evento con la VPN, quindi siete entrati dall'America facendo tutto il vario procedimento che io questa volta non sono riuscito a fare per ovvie motivazioni, e praticamente questa lista ha sia la versione con i PEG che sia la versione con i picconi. Quindi vuol dire che al 3, se non c'è l'evento attivo dei picconi, quindi dell'Egitto, vi darà i PEG. In questo caso penso sia la cosa più importante per adesso. Poi, ragazzi, questa è tutta la lista completa, come vedete sono 51 stage. Per poter passare a prendere questi punti, basta passare sulla stazione. Io ho giocato ieri sera, quindi ho fatto una vagonata di dadi, ho recuperato veramente un sacco di dadi, ho fatto un sacco di punti, stravaganza già è molto alta, dovrei stare ai 2500 dadi che sono al 41esimo stage. E quindi in questo caso abbiamo anche nel torneo di oggi, scusate, questo era l'evento, ho mischiato le cose. Nel torneo di oggi c'è anche lo scudo che dopo andiamo a vedere. Andiamo a vedere come funziona questo evento dell'Egitto, eccolo qua. Allora, questo è un esempio, questo è il premio completo. Se riuscite ad arrivare al massimo tesoro, vi daranno 2500 dadi, 65.000, questi sono bilioni, che penso dipenderanno in base alla persona, e la bustina con la carta garantita che vi manca. Vi può dare sia una carta scambiabile che vi manca, che sia una carta dorata che vi manca. Quindi niente male, sinceramente un premio che fa molta gola. Proseguiamo. Questa sarebbe la lista di tutti i livelli e i premi che ci sono a ogni livello della Egyptian Treasure. Quindi preparatevi, tenetevi pronti. Vi do il consiglio della vita, ragazzi. Se non avete seguito questo video e sentito questo consiglio, assolutamente rimarrete molto male. Allora, cosa importantissima, non completate l'evento immediatamente. In che senso? Se avete martellini da utilizzare, aspettate che sta per scadere l'evento. I martellini teneteli da parte. Quando sta per finire, completate l'evento e tutti, e ripeto, tutti i martellini che avete preso nel frattempo dai vari eventi saranno convertiti in dadi invece che dollari. In dadi, quindi non sbagliate, mi raccomando. Questo è un esempio dell'evento come funziona. Sicuramente l'audio sarà sballato, mi scuso. Questa l'hanno mandato su un gruppo Telegram di Monopoly News. Eccola qua. Ok, come vedete è una sorta di scavo. Dovremo scavare per trovare dei tesori che sono curvati in base alla situazione. Niente male. Vedete come funziona? Assolutamente molto semplice. Bisogna recuperare tutti i in pratica tesori con i picconi. Una volta recuperato il tesoro vi daranno il premio e poi ovviamente vi faranno passare di livello. Sono 16 livelli, i premi ve l'ho fatto vedere prima nella lista, se volete tornate indietro e stoppate. Questo è come funziona, molto semplice, ok? Poi andiamo avanti, ieri sono riuscito a vincere il torneo e vi dico che c'è qualcosa che non va, perché anche oggi sono in un torneo non al mio livello, cioè è più basso del mio livello, quindi o è sempre problema dell'aggiornamento oppure hanno mischiato i livelli, nel senso che adesso io non vado a finire più con quelli che sono 20.000-23.000. Vado a finire con gente casuale, quindi ho molta più probabilità di vincere, sarebbe il top per me. Andiamo avanti, giustamente ho preso la carta che usciva dal torneo di ieri, che era la bustina con la garantita nuova, e è uscita una delle carte dorate 5 stelle dell'ultima collezione, quindi ottimo vantaggio per me. Perfetto, direi di andare a giocare immediatamente e speriamo che questo evento ci si attivi presto anche a noi.
Ok, come vedete sono primo con 18.000 punti, 18.486 punti, e loro stanno tutti più bassi di parecchio e non penso che mi recupereranno e questa cosa è parecchio strana. Andiamo a aprire immediatamente la cassa community come sempre. Dai così. Vediamo un po' se ci esce qualcosa di buono. Sono tornato a 32.000 dadi, quindi assolutamente un ottimo recupero. Oggi sicuramente ne utilizzeremo un bel po'. Giocheremo a per 50 e cercheremo di fare più punti possibili anche su stazione. Anche perché, come avete visto, il torneo sta già abbastanza bene, quindi non mi sembra il caso neanche di esagerarlo troppo a spingerlo. Ok? Così sprechiamo anche meno dadi e ne guadagniamo di più. Ovviamente vado a finire sulla chiave. Ovviamente. Ok. Allora, non so se ci sono altre cose importanti da dire. Ve lo ripeto di nuovo. Quando l'evento sta per finire, lo completate. Perché se no, una volta completato, sparisce e non mi sembra il caso. Ok? Sfruttatela appieno, per favore. Allora, andiamo a prendere il regalo giornaliero che è molto buono, come sempre. Che tanto ormai non ce lo dice più il pallino, quindi ci servirebbe un bel regalo gratuito. Vai, qualche dado e 5 MPEG. Questi me li tengo tutti insieme e poi dopo li userò sicuramente tutti di una botta, ragazzi. I PEG. Allora, vi ricordo che in questo torneo c'è lo scudo PEG e dollar, quindi vedete di riuscire ad arrivare almeno tra i primi 6. Ok, scusate, 7. No, quanti sono? Tra i primi 10. Wow, facile da prendere. Hanno semplicizzato la cosa di prendere lo scudo. Allora lo prendiamo per forza, a prescindere da quello che succede. Allora, partiamo con la nostra giocata per 50. Molto pulita. Là sopra abbiamo stravaganza azionaria con 2500 dadi. Molto facile da recuperare per noi. Sinceramente, con la giocata anche a per 50, che se passiamo su qualche stazione facciamo tombola. Allora, ho notato che qualcun altro di voi ha creato un altro account attacca con la mia stessa immagine proprio sfocata. Gentilmente non esagerate, ragazzi, perché sennò potrebbero arrabbiarsi poi con me. Io qualche attacca lo utilizzo lo stesso, magari quello principale, perché è quello che magari rimane più pulito. Gli altri, gentilmente, state attenti a non esagerare. Non ne mettete 10.000, vedete? Cioè, sia quello lì normale che quello sfocato. Ok? Non vorrei rischiare qualcosa. Magari, vedendo i video, gli piace qualche attacco de voglia di eliminarmi. Ok. Prendiamoci i dollari. 250 punti là sopra. Lì è a 7.000, ne dà 2.500. Abbastanza fattibile. Allora, io non capisco qua. Mi sa che si sono buggati i premi di scatto web. Perché io non sono arrivato alla fine, ragazzi. Ma non me li dà. Non so se notate il bug visivo. C'è qua quadra che non mi torna. Secondo me si è buggato malamente. Ma mi sa che non mi sta. Ragazzi, mi sa che non mi dai punti. Oh cavolo, mi sa che non mi dai punti del torneo. Si è buggato il torneo. Se si è buggato il torneo, abbiamo vinto, raga. Abbiamo vinto tutto se si è buggato il torneo, ve lo dico. Perché rimaniamo primi a prescindere da quello che facciamo. Che bellezza. Cioè, magari. Sarebbe il top. Ok, proseguiamo. Attacca. Ormai ci abbiamo l'account che ha fatto Mare Doggiago, uno dei due. Uno dei due ragazzotti. L'altro, quello un po' con la qualità minore della foto, non so chi l'ha fatto. Quindi fatevi scoprire. Vedete? Non sale. Oh mio Dio, si è buggato davvero. E niente, allora ho vinto 100-100 e mi prendo la bustina dorata questo torneo. Mamma, mamma mia, che fortuna. Più fortunelli di così non potevamo essere. Ok, prendiamo tutti i premi che possiamo. E allora diciamo che pure quello che sto facendo serve a ben poco effettivamente oggi, eh. Anche oggi è un'altra giocata di quelle molto che dici perché la stai facendo? Bella domanda. Allora, sinceramente sarebbe il caso di giocarsela a sto punto al 1%, 1%, 1%, a mio parere. Cosa ne pensate? Giochiamola bene, dai. Allora, visto che lo possiamo fare. Da qui la stazione non la prendiamo. Poi guarda, sicuramente la vado a prendere così, no? 3, 6, 7, 8, io questa posizione mi piace. Vai, un bel per 50. Ovviamente mi gira male, te pare. Ok, posizione non buona. Ok, 9, assolutamente no. Cerchiamo di risparmiare più. No, non ci credo, ci sono passato.
Ho fatto un 9, mannaggia la miseria. Niente, sto gioco quando voglio giocare seriamente e sto con voi mi trolla bestia, posso dirlo. E anche malamente, perché era una rapina pure buona. Porca miseria. A parte che adesso in pratica a noi non ci interessa, perché queste sono buggate a bestia, quindi tanto vale giocarsela pulita. Ok, vediamo un po'. No, se faccio un altro 9 mi arrabbio. Vabbè, ho fatto un 3, che comunque non ci dà una buona posizione a mio parere. 6-7, infatti siamo andati oltre di uno. Di nuovo 9, mi sta capitando molto male sta cosa, Vediamo un po' se riusciamo a sistemare la posizione. No, prigione. Riesco a mettermi a 7-8, Di solito quando gioco da smartphone e sul divano mi gira meglio la situazione. Invece qua sta avendo un bel po' di sfortuna, oserei dire. Ok, diciamo che nella sfortuna siamo fortunati, ripeto, perché quel torneo è vinto per forza, perché si è buggato il torneo. Se non lo rimettono a posto dentro un tot, è tombola per noi. Potrebbe essere buggato proprio per il fatto che non è uscito l'evento quando doveva uscire, Ok, potrebbe essere successo questo. E vabbè, niente, non riesco a passare davvero in posizione corretta. Oggi è sfortuna, guardate, né 7 né 8 riesco a PA. Riesco a prendere 9 e delle volte riesco pure ad arrivarci a 9, ma non riesco a... Guardate, di nuovo in posizione 9, no, non ci credo. Oggi non ce la famo, Oh, una posizione discreta, proprio un per cento. Eccolo, eccolo. Avete visto? È arrivato? In qualche maniera? Anna Zeliskova, no, andiamo d'attacco, almeno siamo sicuri che è pulito. Allora, che mi raccontate, ragazzi? Dai, ditemi qualcosa. Raccontatemi se state giocando a qualcosa di nuovo. Avete visto il video di ieri, per favore? Ditemi di sì. Avete visto il video del nuovo cosino? Perché mi dà questo attacco e non l'altro? Oddio, mi è sparito uno degli attacchi, raga. No, e mo? Ma no, ci dovrebbe essere anche l'altro. Vediamo un po'. Oddio, non me lo fa vedere più. Ragazzi, è sparito l'amico. No, ma che sta succedendo? Questo è cattiveria. Vabbè, proviamo ad attaccare questo. Però mi sembra refocillato. Lo sapevo io. Ragazzi, mi è sparito dagli amici l'altro attacca. No, che cattiveria. Vabbè, noi non ci frega niente perché tanto questo ormai è buggato, quindi non è un grosso problema. Sì, ma io ho premuto la... non mi fa uscire dal torneo. Ok. Che bug strano comunque, posso dirlo. Va bene, non è tanto un grosso problema. Più che altro per i dindi forse. Allora, vediamo un po' se riusciamo a metterci in posizione. No, 9, assolutamente no. È uno proprio degli ultimi di cui penso di riuscire. Dai, se riuscirà a fare 4. Dai, un'altra mega rapina. È fatta apposta. È fatta apposta, raga. È fatto apposta. E niente, banca di Margherita. Nulla di fatto. E guardate, era pure mega rapina davvero. Vabbè. Più che altro per i soldi, perché per il resto, sinceramente, non ce ne frega una mazza. Ok, il torneo, siamo ancora primi. Ovviamente per il bug. Dai! Mi sta trollando. Allora, proviamo ad andare ad attaccare quell'attacca lì. Comunque mi si è tolta l'amicizia, quindi si è formato di nuovo il bug. Quindi poi chi ha quell'account, gentilmente, se mi può dare... conferma e me lo rimette a posto. Almeno siamo sicuri. Ok. Vediamo un po' se riusciamo a levare gli scudi a questo. Intanto un'attacca che non è un'attacca, che praticamente mi lascia tutto con gli scudi attivi. Non mi sembra molto efficace. Ok. Posizione brutta. Dai, mi sta trollando. Questo si chiama veramente cattiveria. Tanta cattiveria. E riandiamo ad attacca. Oggi va così, raga. Oggi tranquilla. Partita tranquillotta. E dopo vediamo pure le carte che ho da scambiarvi. Ok, per poco non si vede manco più l'altro di attacca. Vediamo un po'. Riusciremo a levare gli scudi a questo finto account attacca? Chi lo sa. Un po' alla volta. Ok.
siamo a 6.000 su 7.000. Quei dadi li vorrei prendere. Almeno arriviamo, che ne so, a un 33.000 con un po' di fortuna. 3, 6, 7. Ok, potrebbe essere una buona posizione anche se la mia sfortuna chiama. Infatti ho fatto un po' di più. Va bene, comunque i punti ci sono arrivati. 3, 6, 7, 8. Quella è una posizione molto buona. Ovviamente se gira. Non è aggirato, ma comunque siamo passati su scudi. E dai! Quanto può drollare sto gioco? Tanto mi arrivano i messaggi. Non so se avete visto chi era, ma mi arrivano i messaggi. Ok. Allora, vediamo un po'. Facciamo l'attacco di nuovo. Speriamo che soltanto, ripeto, il bug e magari me lo rimettono, riprendono l'amicizia. Vai così. Attacca, attacca. Leveremo gli scudi anche al finto me. Oh, mazzo, ce l'aveva tutti però. Ce l'ha messi tutti up. Da non credere. Ok, proseguiamo. No, dai. Cioè, davvero, io quando gioco privatamente queste cose non succedono mai. Ma mai, eh? È rarissimo. Invece guardate con voi. Cioè, mi prendi in giro ogni volta che registro questo gioco. Non è possibile. E niente. Vabbè, a parte il torneo è buggato, abbiamo capito. Vediamo un po' se riusciamo a tirare un bel per cento fatto bene da qua. Niente, abbiamo tirato addirittura un 4. Guarda, ora finì su stazione. Ci è mancato un pelo. Ci è mancato veramente un pelo, raga. Ok, 5 e 4. Forse posizione discreta, no? Perché è 6. Voi avete detto anche tra le percentuali che il 6 è tra i migliori. Io non riesco mai a farlo al 6, quindi faccio o 7 o 8. Cioè, se non sto su 7 o 8 io non tiro quando gioco serio. Perché non ha senso, cioè è un rischio troppo grosso. Un 5 è rarissimo. Anche se qua quando gioco con voi capita veramente tanto spesso e non si sa perché. Ok, 5 e 2, 7. Vuoto totale, bruttissimo. 2. Ok, 5, 6, 7. Posizionati bene, santa miseria. Niente. No, doppio 5. Erano 500 dadi. Vabbè. Per risparmiare dadi, ne perdiamo di altri, ovviamente. Tanto va sempre così. Ok. Niente, posiziona 6. Non riesco a posizionarmi. È pazzia oggi, davvero. Guarda, un'altra volta un posiziona 9. 6, 6, 12. Forse è posizione buona, eccola. Eccola, una posizione buona. Stazione e imprevisti da là. Ah, di uno, dai, che cattiveria di uno. È proprio cattiveria quella, però, eh. Che peccato. Allora, altra posizione sbagliata a 6, anche se dice l'armor. Quando c'è l'armor potete pure rischiare un po' di più, regà, eh. Se non state in posizione corretta. Tipo qua io la posizione della stazione è difficile, però lì abbiamo anche l'imprevisto. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Lisciato tutto. Benissimo. Questa sarebbe un'altra posizione buona. Ovviamente che tiro male. Ok, va. Dai, raga, non c'ha senso. Non c'ha senso, non c'ha senso. Mi sa che oggi la giocata cerchiamo di farla a paro. Ce la facciamo. Sempre se ce la facciamo. Ok, 3, 6, 7. Questa è posizione buona. Sempre se riusciamo a passare su station. Ma perché sto a fare questi tiri bruttissimi? Perché arrivano così brutti? Guarda, è stazione. Ah, ecco. Stavo a preoccupare. Ok, posizione buona. Ti prego, facci sognare. Ok, è un 8 imprevisto. Stazione, alleluia. Quindi adesso mi dai punti di per stravaganza sia per imprevisti che per stazione. Vabbè, abbiamo capito che tanto il torneo non ce ne frega una mazza, quindi possiamo attaccare pure random alla gente, dai. Anche perché tanto con i soldi non ci faccio niente, visto che non costruisco e mi si mangiano tutti. Oh mio Dio, c'è un più 20 minuti di per mille. Spero di non arrivarci. Devo dirla tutta, spero di non arrivarci. Ok, siamo a 33.000. No, doppio 5, che spreco. Ok, è una distruzione. Almeno è una distruzione. Ok. Ci siamo. Siamo ancora attivi. E carichi. Ok. Tutti i punti che vanno sul torneo non stanno andando da nessuna parte, raga. Si sono buggati. Proprio così. Senza motivo alcuno.
Allora, no, perché siamo a 9. Ok. 415, posizione brutta brutta, però è armor. 5-4 mi sembra che andiamo dalla brutta distanza. Imprevisto, va bene. Potrebbe essere una buona posizione per tirare un per cento. Vediamo un po'. Ovviamente liscio di uno, te pare. Te pare. Ok, rimettiamoci in posizione. Giocata molto scialla, ragazzi, oggi. Perché, ripeto, si è buggato il torneo e me ne sono accorto adesso. Quindi è inutile andare a pusharlo. E stravaganza azionaria a sto punto, visto che manca un giorno e 4 ore, sarebbe il caso che me la mantengo fino a stasera, che non gioco. E poi gioco quando arriva il torneo nuovo, così almeno questi 20 minuti li possiamo gestire bene. Ok? Quindi cominciamo a giocarcela in modo intelligente. Oh, bellissimo! 100 e 300 punti là sopra, quel per 20 almeno mi ci voglio avvicinare. Così almeno nel pomeriggio c'ho già tutto predisposto. Sinceramente. Ok. Posizione no. Ok, ma guarda tu, posizione no e ci passo sopra. Questa si chiama cattiveria. Ma molta cattiveria. Ok, come sono andate le feste, ragazzi, di Halloween e simili? Com'è andata? Com'è andata? Dove siete stati? È bello. Ok, intanto proseguiamo. Posizionamento intelligente. Ci siamo. 5, 6, 7 dovrebbe passare su station. Eccolo qua. Rapina. Rapina per noi. Vediamo un po' se la prendiamo con gli anelli. Anche se non ci interessa tantissimo, come sapete. Banconote. Ok. Un po' di dindi li facciamo. Perfetto, 500 punti, siamo molto vicini. Io direi di fare un altro po' di giocata più che altro per avvicinarmi a quel per 20. Olè. Senza sprecare troppi dadi come stiamo facendo. Siamo a 33.000 dadi, quindi già siamo in... Non dico guadagno, ma ipoteticamente finendo la giocata andremo in paro. Ok, posizione buona perché lì c'è anche l'imprevisto. Vediamo un po' il tiro come viene. Eccolo. Cominciano a girare, eh. Vai così. Dai che ci siamo. Dai che siamo belli carichi. 53 bilioni. Ok, 500 punti. Io direi che mi fermerei qui, perché quei punti cerco di mantenermeli, ripeto, per quando inizia il torneo nuovo, quindi stasera. Allora, intanto facciamo così, visto che ci siamo, qualche punticino. Anche se ce ne tolgono uno o due, però le casette sono importanti e non riesco mai a farle, quindi è importante metterle. Intanto ritiriamo i punti che ci ha dato Rosanna, grazie Rosanna. Perfetto. Andiamo a vedere che cosa vi posso regalare, ok? Partiamo con i regali. Allora, la situazione è la solita, per avere la mia amicizia, link in descrizione, ci cliccate sopra dal vostro dispositivo mobile e divento vostro amico automaticamente. Delle volte l'amicizia si bugga. Per questioni delle troppe amicizie, da quello che ho capito. E quindi assolutamente dovete togliermi e rimettermi, così vi ritorna in lista. Tipo adesso è successo con Attacca. Probabilmente qualcuno mi ha aggiunto in più. Si è tolta l'amicizia all'Attacca, quello di Marred o di Jaco. E quindi mi sono ritrovato senza il mio bellissimo attacco sicuro. Ok? Allora, poi per avere le carte regalo da me dovete semplicemente fare un commento. Non è una certezza, ragazzi, perché gli scambi sono 5. Io ho letto dei commenti che mi hanno scritto su Facebook e mi dicono: ma io ci ho provato, ma non c'è nulla, ma è una fregatura, è una truffa. No, non è una truffa, è che voi siete tanti. E le carte molto spesso non ce l'ho a disposizione e quindi mi ritrovo a non riuscire a regalare a tutti. Quindi non è una problematica di truffa o meno, è la problematica di pochi scambi disponibili. Allora, vi ricordo, ripeto, il commento dovete mettere il vostro nome in gioco, la vostra immagine profilo descritta in modo concreto e una lista di carte che vi servono. Adesso vado a vedere a chi posso regalare qualche carta perché ieri mi è apparso qualche carta nuova. Allora, per la prima carta di oggi va ad Ale con l'immagine quella della pistola che spara a un cuore, eccola qui. Gli andiamo a dare per le pinne perché con questa lui ci finisce il set. Fanne bonus di dati che ti sei preso. Allora ragazzi, la seconda carta è un'altra per le pinne che la mandiamo ad Anna, che è l'immagine che abbiamo visto prima. Gli inviamo l'adesivo, speriamo che ne fai buon uso, spero che ci finisci qualche collezione.
La terza carta di oggi va a Edoardo, gli diamo cinghiale addormentato che gli serviva e ce l'avevo adesso doppioni fortunatamente, quindi fanne buon uso. La quarta carta di oggi va ad Azert che mi chiede una carta specifica del 7-19 che è questa che vedete adesso e speriamo gli sia utile. Vediamo un po', natura selvaggia. L'ultima carta va ad Elena. Allora, intanto, mentre do la carta ad Elena, vi ricordo che se non vi ho mandato la carta, probabilmente è perché o non siete miei amici o perché non avevo la carta. Quindi vi invito a guardare tutto il video per sapere effettivamente se era questo il problema, perché se no mi dovete togliere e rimettere, come è successo con Verdiana, che gliel'ho anche scritto. Quindi poi toglimi e rimettimi, mi raccomando. Allora, ragazzi, questa era la puntata di oggi. Abbiamo un torneo buggato dove sono primo. Abbiamo un evento già bello avanti che aspetteremo che finisce questo torneo, così almeno lo utilizziamo in maniera concreta e fatta bene. Abbiamo 615 in peg, quindi saranno molto comodi da utilizzare tutti insieme appena possibile. Arriviamo a 1000 like, condividere il video, iscrivetevi al canale se nuovi, lasciate l'hashtag Monopoly Go qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. E ci vediamo nel prossimo video sperando che c'è l'evento dell'Egitto.